Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siete in compagnia del vostro Urgent per uno speciale dedicato a PlayerUnknown Battleground. Ragazzi, voglio darvi qualche consiglio per sopravvivere più a lungo su questo giocone. Allora, iniziamo ragazzi. La prima cosa che voglio darvi come consiglio è: chiudete sempre la porta. Ragazzi, in questo gioco ogni volta che entrate in una delle varie case in cui dovete lootare la roba, vi consiglio di chiudere la porta, perché altrimenti la gente saprà che siete entrati dentro e potrà entrare anche lei per farvi la festa. La seconda cosa che vi voglio consigliare ragazzi è: non sparate a cazzo, perché ogni volta che sparate ragazzi fate rumore e quindi gli altri giocatori vi scoprono. Insomma, rivelate la vostra presenza, quindi meno sparate e meglio è. La terza cosa che voglio dire ragazzi è che vi dovete togliere le scarpe prima di entrare in casa. Lo so, sembra uno dei consigli della nonna, ma è così, perché senza scarpe ragazzi, a piedi nudi, fate meno rumore quando vi muovete appunto in casa, quindi potete evitare di rivelare la vostra presenza ai giocatori nemici. Per togliervi le scarpe andate nell'inventario ragazzi e trascinatele fuori appunto dal vostro inventario. Poi ragazzi, il quarto consiglio è: beccate sempre la padella, perché la padella che trovate sempre in giro, se avete fortuna, vi salva il culo nel vero senso della parola. Beh, intanto la potete usare per menare la gente e già non è poco, però diciamo non solo, perché se voi ve la mettete appunto addosso, la mettete dietro praticamente quando non l'avete come arma principale, e vi para il sedere come una specie, diciamo così, di giubbotto antiproiettile delle parti basse. Infatti adesso usciamo un attimo, vi faccio vedere ragazzi dove la mettete, dove ve la mette, diciamo così. Ecco, come vedete, proprio sul sedere. Ok, un altro consiglio che vi do per sopravvivere più a lungo in questo gioco ragazzi è di camperare. Secondo me, se camperate ragazzi, avete buone probabilità di allungare la vostra vita e quindi di permanere più a lungo nel gioco, nella partita, diciamo così, perché diciamo avete più possibilità di non farvi vedere, quindi di sopravvivere, specie nei campi ragazzi, che non vi troverà mai nessuno. La sesto consiglio che vi do ragazzi è: correte quando dovete scappare, perché la zona si restringe, e per correre più velocemente ragazzi vi consiglio di riporre l'arma. Dovete schiacciare X e quando avete riposto l'arma ragazzi correte molto 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 più veloci, e questo vi aiuterà. Il settimo consiglio ragazzi che vi do è: attenzione ai veicoli, in auto si muore facile. Ci sono diversi veicoli che potete prendere, lo Watts, che sarebbe la Jeep, è il migliore, invece il Doom Buggy ragazzi è il peggiore, perché basta una piccola buca e fate una roba del genere ragazzi, ed è facile che poi la gente vi veda e vi secchi, come è successo a me. L'ottavo consiglio ragazzi è: dovete stare attenti ai bombardamenti, perché durante la partita ci sono delle zone rosse che spuntano a caso sulla mappa, e in queste zone verranno scaricate decine e decine di bombe, e se vi beccano siete morti, quindi occhio a dove state, perché improvvisamente può diventare una zona rossa. Poi un'altra cosa ragazzi importante che dovete sapere è che c'è un aereo che butta delle casse con dentro sia delle, diciamo così, dei vestiti tipo armature, robe così mimetiche, ma anche delle armi abbastanza importanti, soltanto che tutti andranno a prenderle, o meglio ci sarà una buona probabilità che ci sia tanta gente, diciamo così, che cerca di prenderle, e quindi state molto attenti perché morite facile. L'ultimo consiglio che vi do ragazzi è: meglio soli o male accompagnati. In questo gioco ragazzi state attenti, perché c'è il fuoco amico, quindi se giocate in squadra con altra gente, sceglietevi la gente giusta, altrimenti potrebbe spararvi e buttarvi fuori dalla partita. Ok, questi sono i miei consigli ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un bel like e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, bella!